L'odore è già di piccante. Adesso mi prendo anche un po' di questo bruscaticcio. Buon appetito. Hoppa. Mi è un po' lontana culturalmente come ricetta, è un po' un azzardo. Vedremo che succede perché io non l'ho mai fatta, quindi andiamo a farla. Prima cosa, una bella manciata di sale grosso nell'acqua. Nell'acqua ci mettiamo un po' di pomodoro. Praticamente diamo una bella colorata a quest'acqua e ci mettiamo anche un pelato o due, ecco così. Poi, via. Un po' di concentrato di pomodoro dentro. Poi ci prepariamo il fondo. Olio. Questa è coratina, dobbiamo fare la pasta ignorante, calda. Perché deve condire la pasta, quindi ce ne va un po' d'olio, sennò che facciamo? È vero che è pasta asciutta, ma non pasta magra. Ecco. Poi, peperoncino come se piovesse, bello ignorante, questo è anche buono, eh? Poi prendiamo l'aglio. Certo, dopo non andate a spasso. Accendiamo. Do una bella smucinata a questa quazza. Prendiamo un po' di pomodori pelati. Voilà! Abbassiamo un attimo. Togliamo l'aglio, che sto dopo diventa amaro. Il fondo attirato. E facciamo questa cosa inusuale, dritti per dritti, come i soldatini. Rialziamo un po' col forchettone, delicatamente li separiamo. Devono proprio tirare bene bene, eh. Ecco, dopo se lo si attaccano l'uno all'altro, li rovesciamo. Ragazzi, sto facendo una cosa che non ho fatto mai in vita mia e neanche mi sarebbe mai venuta in mente, lo dico sinceramente, però vediamo, magari viene anche buona. Come si sono un po' attaccaticciati, ci mettiamo il brodo. Forse sarebbero dovuti stare di più, non lo so, però mi fa già pensiero questo. Diciamo che se ci vogliono 12 minuti a cuocerci, noi adesso ci mettiamo solo questo poco di brodo, non li tocchiamo più e 6-7 minuti dovrebbero essere cotti. Vediamo che succede. Non so che sia uscito fuori. Spegniamo. Dice deve essere tirato, tirato, tirato. Più tirato di così, qua. Dice non ci aggiungere più brodo, eh? E chi ce lo aggiunge? Però bisogna essere obiettivi, bisogna prima assaggiare e poi decidere se ci piace o non ci piace. Sono rimasti compatti, eh? L'odore è già di piccante. Io penso che siano veramente indiavolati. E come si dice, amici e maccheroni, se non sono caldi, non sono buoni, ma qui io penso che mustiono queste amicizie. Anche per fare una cosa di questo genere bisogna essere proprio molto 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 amici, eh. Adesso vi dico se vale la pena o no. Allora, devo dire sinceramente che pensavo veramente molto peggio. Adesso mi prendo anche un po' di questo bruscaticcio.
è più buono il bruscaticcio. Allora, non so se lo rifarei, però devo dirvi la verità che non è assolutamente cattiva. Pensavo che si perdesse un po' il concetto di spaghetto, invece non è vero. Grazie amico caldo per avermi detto questa cosa. Insisto e ti ripeto, non so se lo rifarò, però detto fra noi pensavo peggio. E la parte bruscata, obiettivamente, è molto buona. Però sono diavolati, eh. Ci vuole tutta la bella bocca foderata di prosciutto, come si dice. Viva Maccheroni. Via l'amicizia. Più sono calde e più sono buone. I maccheroni più sono caldi e più sono buoni. Buon appetito. Hoppa.